Buonasera a tutti. E grazie infinite non soltanto a chi ha organizzato questo evento, ma a tutti voi che siete presenti o collegati per riflettere in un orario, diciamo così, non propriamente scolastico, di un tema impegnativo, un tema che ci porta nella storia delle istituzioni, ci porta a sottolineare un anniversario che sicuramente non è tra i più noti al grande pubblico, ma un anniversario che segna la nascita di una istituzione che pure talora, spesso dietro le quinte, però segna profondamente la vita delle persone, la vita delle istituzioni, la vita delle nostre democrazie. 1920-2020. 1920, la prima Corte Costituzionale nata a Vienna, la Costituzione austriaca, la prevista per la prima volta ad opera di un grande giurista austriaco, Hans Kelsen, con lo scopo proprio di segnare ciò che il titolo di questo festival indica: una linea rossa, un proibito, che segna il confine anche di ciò che può essere fatto attraverso le istituzioni democratiche, il limite della democrazia. Andiamo per ordine e vediamo un po' la storia, l'origine, le idee, il pensiero che c'è dietro la nascita delle corti costituzionali. La prima Corte Costituzionale voluta da Hans Kelsen in Austria ha una vita molto breve. Dura solo 9 anni, già nel 1929 incominciano le prime modifiche, non ha funzionato al meglio, il clima in tutte la vita istituzionale e politica dell'Europa stava prendendo una piega che non sopportava molto l'idea di avere dei guardiani allo svolgimento del potere politico, ma poi, molti anni dopo, alcuni decenni dopo, quella stessa idea rinascerà dopo la Seconda Guerra Mondiale e si diffonderà in tutta Europa e poi nel mondo. In Europa e in Italia anche non si parla molto di corti costituzionali o di corti supreme, forse seguendo un pochino il dibattito di questi giorni, leggendo i giornali qualche giorno fa, la settimana scorsa, questo tema può darsi che sia arrivato anche alla vostra attenzione in occasione della morte di una delle giudici della Corte Suprema americana. In America i giudici, i justices, come si chiamano da loro, sono figure molto note, e particolarmente nota era Ruth Bader Ginsburg, che è mancata per una grave malattia, aveva un'età avanzata, 83 anni, e ha fatto molto parlare di sé perché poi la sua successione è entrata nel vivo del dibattito politico americano, che proprio in queste settimane si sta avvicinando alla tappa fondamentale dell'elezione presidenziale. Da noi non è così. Raramente si distingue, a me non mi è capitato, qui abbiamo sicuramente un pubblico più attento, più colto, ma raramente mi è capitato di avere interlocutori che mettessero bene a fuoco cos'è una Corte Costituzionale, che differenza c'è dalla Corte di Cassazione o da un giudice comune, quali sono le persone che compongono questo organo giurisdizionale, che funzioni abbia. Ma sono istituzioni che hanno un compito importante che anche silenziosamente segna profondamente la vita delle istituzioni, perché hanno il compito di custodire la Costituzione. L'idea della Corte Costituzionale nasce proprio da un dibattito che si è sviluppato in ambiente tedesco subito dopo la Prima Guerra Mondiale, proprio negli anni venti, in cui due grandi giuristi si interrogavano su quale fosse
l'istituzione più adeguata a garantire il rispetto della Costituzione. Se la Costituzione è un atto così importante, così fondativo per la vita dello Stato e delle istituzioni, per la vita sociale delle persone, si declinano i diritti, i doveri di ciascuno, si declina il potere e il limite di ciascun potere, la separazione, i compiti del Parlamento, del Capo dello Stato, del Governo, delle regioni dove ci sono, dei giudici. Chi è il custode della Costituzione? C'è uno splendido dibattito tra Hans Kelsen e Carl Schmitt che proprio su questo tema hanno battibeccato fra di loro, perché mentre Schmitt riteneva che, in sintesi, un compito di questo genere non potesse che essere affidato a un organo politico, il capo dello Stato in particolare, Kelsen invece si è molto battuto perché a garantire la Costituzione fosse un giudice speciale, un giudice non come gli altri giudici, ma un organo che svolgesse questa funzione di far rispettare i principi costituzionali con le forme tipiche della giurisdizione: imparzialità, processo, azione di parte, giudizio, sentenze. Far rispettare la Costituzione richiedeva un giudice speciale. Perché un giudice speciale, non un giudice come le altri? Lo vedremo tra poco. Perché far valere la Costituzione anche nei confronti degli atti politici e anche nei confronti delle leggi non è un giudizio come gli altri. Un conto è applicare le leggi ai casi, alle controversie concrete, un conto è giudicare le leggi alla luce dei principi costituzionali. Invero Kelsen probabilmente si era un po' ispirato all'esperienza americana, che già conosceva qualcosa di simile. La Corte Suprema americana è il vertice dell'organo giurisdizionale del sistema giudiziario americano, che a un certo punto, con una famosa sentenza, la sentenza Marbury versus Madison del 1803, con un ragionamento molto lineare, molto semplice, ha introdotto questa funzione di giudicare le leggi alla luce della Costituzione. Gli americani la chiamano judicial review of legislation, la possibilità di giudicare, di rivedere le leggi alla luce della Costituzione, con un ragionamento elementare. Dice la Corte Suprema: se abbiamo la Costituzione e la Costituzione è la legge più alta dell'ordinamento, più importante, più elevata in grado, allora se un atto qualunque del Parlamento o del Governo è in contrasto con la Costituzione, questo atto deve essere dichiarato nullo, altrimenti è come non avere la Costituzione. Sarebbe paradossale scrivere una Costituzione, dotarla di quell'aura di sacralità, di importanza, di decisività anche dal punto di vista giuridico che merita, perché è l'atto su cui tutta la vita sociale si basa, e poi non avere uno strumento per eliminare dalla vita dell'ordinamento tutti gli atti del potere politico che contrastino con quei principi fondamentali. Quindi la primissima origine, non in Europa, ma negli Stati Uniti, della prima idea di giustizia costituzionale nasce da questo ragionamento semplice. Ci sono delle leggi più alte, delle leggi di livello inferiore. Quando quella inferiore contrasta con quella più alta, bisogna annullarla, e questo è un giudice che lo deve fare.
Nel sistema americano questo compito, proprio per come è nato, viene affidato a tutti i giudici ordinari, non c'è un giudice speciale. La Corte Suprema spicca perché è l'organo di vertice, ma non è un organo diverso dagli altri. Kelsen conosceva bene quel sistema, poi a un certo punto della sua vita, essendo di origine ebrea, è dovuto anche emigrare prima a Ginevra e poi negli Stati Uniti, dove ha scritto, poi ha passato gli ultimi anni della sua vita. Lo conosceva e probabilmente da lì ha tratto ispirazione, però lo ha adattato al sistema europeo. E nel sistema europeo quella idea di judicial review of legislation data a tutti i giudici non incontrava un grande favore, perché il clima europeo era dominato da una grande diffidenza nei confronti del potere giudiziario. Il riferimento culturale, siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, il riferimento culturale e il modello di potere giudiziario dell'Europa continentale era segnato da delle famose dottrine francesi e in particolare dalla idea di Montesquieu che il giudice deve essere solo la bocca della legge, non deve esercitare una propria capacità discrezionale, non deve interpretare, anzi, dice Montesquieu, la bouche de la loi, un potere nullo, un potere inesistente. C'era una grande diffidenza perché per molto tempo i giudici erano stati, diciamo così, il braccio esecutivo del monarca assoluto e quando dopo la caduta della monarchia si vogliono instaurare le prime democrazie, si vuole mettere al centro il Parlamento e la sua legge, non i giudici che invece erano storicamente legati al re che faceva il bello e il cattivo tempo attraverso l'uso del potere giudiziario. Dunque l'ambiente europeo non era tanto predisposto per accogliere uno strumento come quello della giustizia costituzionale che mirava invece a dare al giudice il potere di annullare la legge. Ed è qui che nasce l'idea di un giudice speciale. Kelsen ha avuto un'intuizione molto interessante perché dice il potere giudiziario ordinario, quello dei tribunali, delle corti d'appello, delle corti d'assise, deve continuare a essere un potere sostanzialmente nullo, che non esercita discrezionalità, anzi deve applicare in modo imparziale la legge a tutti i cittadini. Ma custodire la Costituzione di fronte anche al potere politico richiede un giudice speciale. E qui nasce questo primo tribunale costituzionale a Vienna, di cui lui stesso faceva parte, che funzionava con delle regole particolari perché non erano i cittadini che potevano andare ad attivare il giudizio di costituzionalità, ma soltanto le altre istituzioni, il governo, il Presidente della Repubblica. Ma la degenerazione dell'ambiente politico di quel momento copre immediatamente quell'esperienza, è un'esperienza coeva che sia in Cecoslovacchia, infatti Praga e Vienna si contendono un po' il primato della giustizia costituzionale, ma entrambe sono esperienze molto brevi, si spegne, Kelsen se ne va da Vienna, come ho detto, dovuto emigrare e sembra che si fermi tutto lì. Ma l'esigenza che lui aveva intercettato di una istanza e di una garanzia imparziale che limitasse anche gli eccessi del potere politico, rimane sotto traccia, viene travolta dai totalitarismi, dagli autoritarismi, dalle dittature che dilagano in tutta Europa fra le due guerre, ma in modo assai interessante, alla fine della Seconda Guerra Mondiale,
quando si apre la stagione costituente, si riscrivono tutte le costituzioni, a partire da quella italiana, proprio per segnare un momento di rottura con il precedente regime fascista, ecco che le costituzioni che vengono scritte nel secondo dopoguerra recuperano questa idea di un giudice speciale che possa garantire la Costituzione anche rispetto al potere politico. In quel momento era chiaro che si voleva recuperare l'esperienza dello Stato liberale pre-fascista, ma non si voleva riproporre tale quale, proprio perché quello Stato aveva mostrato i suoi limiti, non aveva dentro di sé gli strumenti per frenare eventuali derive, appunto, in senso autoritario. Ed è in quel momento che le costituzioni del secondo dopoguerra nascono con due caratteristiche che le differenziano totalmente dalle prime costituzioni ottocentesche. Vi ricordate che la prima costituzione italiana è lo Statuto Albertino, no, che diventa lo Statuto del 1848, che poi, quando c'è l'unificazione d'Italia, diventa Costituzione del Primo Regno d'Italia. La seconda è quella del 1948. C'è una differenza dal punto di vista giuridico, anche se alcuni principi sono simili. La prima differenza, in gergo tecnico, si dice che le costituzioni del secondo dopoguerra sono rigide, mentre quelle ottocentesche vengono definite flessibili. Che cosa vuol dire rigide e flessibili? Rigida vuol dire che per modificare la Costituzione, abbiamo appena votato un referendum, ci vuole una procedura particolare, più esigente, più impegnativa, nel caso italiano, di quella necessaria per fare una legge normale. Per fare una legge normale è sufficiente l'approvazione dei due rami del Parlamento. Per modificare la Costituzione, no. Occorre una doppia approvazione di ciascuna Camera, delle maggioranze qualificate, più alte della maggioranza semplice, e eventualmente, proprio come è accaduto qualche settimana fa, una pronuncia da parte del popolo che confermi oppure, come è accaduto in altre situazioni, blocchi la revisione della Costituzione. Quindi la Costituzione italiana del 48, al pari di tutte le altre che vengono riscritte a partire da quella tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono rigide, cioè si crea una procedura più difficile per modificarla. Perché? Perché si vuole sottolineare che quello è un tesoro da custodire con attenzione, che certo può essere cambiato, se no non ci sarebbe una procedura per modificarla, ma con più ponderazione. Non può essere la maggioranza che momentaneamente è al potere a modificare il testo costituzionale. Bisogna avere un consenso più ampio, maggioranze qualificate, pronuncia popolare, e bisogna pensarci bene, di qui l'idea della doppia approvazione. Proprio per il valore che si dà alla Costituzione, perché lì ci sono scritti i diritti, le libertà dei cittadini, le forme dell'esercizio del potere, i loro limiti, allora le Costituzioni del secondo dopoguerra recuperano questa idea che per custodire un tesoro così importante ci vuole un garante della Costituzione. Un garante in particolare dotato del potere anche di giudicare le leggi del Parlamento. Come mai? Cos'era successo? Guardate che il diritto nasce dalla storia, non sono teorie pensate in laboratorio, ma sono i fatti storici
che radicano e che fanno fiorire le nuove idee. Cosa era accaduto in tutta Europa fra le due guerre mondiali? Questi totalitarismi, il fascismo, il nazismo, il franchismo, tutto, perché tutta l'Europa è stata pervasa dalla stessa ondata, esercitavano anche il loro potere in forme rispettose delle procedure previste. Anche da noi il Duce è stato nominato a capo del governo nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto Albertino. Non è stato un colpo di Stato. Non era, come accadeva magari o è accaduto in altri paesi, una mossa eversiva che ha portato un capo a usurpare il potere. No, no, è stato nominato dal re, confermato dal Parlamento. E emanava le leggi anche nel rispetto delle procedure esistenti. Ma quel rispetto formale delle procedure non ha impedito il paradosso, come ha scritto un altro grande giurista tedesco, Radbruch, di approvare delle leggi ingiuste. L'esperienza dei totalitarismi e l'emblema di queste leggi ingiuste dappertutto, evidentemente, è quello delle leggi razziali, approvate secondo le forme previste, ma con dei contenuti così evidentemente denigratori della minima decenza nei confronti della persona umana, da non poter portare il nome di legge dello Stato. Allora, quell'esperienza, quei fatti storici che avevano portato all'evidenza che la democrazia formale, cioè tutte le regole processuali, erano importanti ma non sufficienti a evitare il disastro che aveva ridotto in macerie tutto il continente, ha fatto sì che, nonostante quelle diffidenze che dicevamo prima, i giudici come potere neutro, la bouche de la loi, eccetera, eccetera, si avvertisse imperiosa la necessità che ci fosse un organo di garanzia dei diritti della persona e della separazione dei poteri a tutela di quei beni che erano stati concordati faticosamente dalle forze politiche e consegnati al testo costituzionale. Un grande giurista italiano, anche questo che poi ha lavorato tantissimo negli Stati Uniti, definisce la Corte Costituzionale che nasce, è prevista appunto dall'ordinamento costituzionale italiano, la giurisdizione costituzionale delle libertà. Cioè l'idea che ci fosse un custode che potesse essere lì a preservare i diritti della persona, gli spazi di libertà, qualunque cosa accadesse nell'ambito del potere politico. Ed è interessante notare che questa istituzione ha una costruzione del tutto originale in Italia, appunto è un giudice speciale e specializzato. Bisogna tenerlo ben distinto dagli altri giudici. In che senso è un giudice speciale e specializzato? Speciale per la sua composizione, specializzato per i compiti che ha. È un giudice speciale perché, mentre gli altri, la magistratura ordinaria, la funzione, ci saranno magari anche fra di voi dei giudici, è una, diciamo così, una funzione che si assume dopo aver superato un concorso, si accede alla magistratura in Italia come in tanti paesi dell'Europa continentale, dopo aver messo alla prova delle capacità tecniche professionali. Si fa un concorso
difficile, ma della stessa natura, dello stesso tipo che riguarda per esempio il concorso per accedere a un'altra funzione amministrativa dello Stato. In fondo all'estero dicono, ecco, voi avete dei magistrati di carriera, dei magistrati che per professione appunto entrano nella magistratura e svolgono questo compito sulla base di un concorso che è una seria verifica di requisiti tecnico-professionali. La Corte Costituzionale non è così. Ha una composizione mista, si può diventare giudici costituzionali avendo 3 titoli, o avvocati con 20 anni di servizio, o professori ordinari in materie giuridiche, o giudici delle giurisdizioni superiori, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di Cassazione. Ma ciò che è interessante è come vengono scelti i giudici della Corte Costituzionale. Anche qui in Italia c'è una composizione mista. 5 sono nominati dal Capo dello Stato, direttamente, è un potere suo. 5 sono eletti dal Parlamento, dalle 2 Camere con delle maggioranze, e 5 sono eletti dalle supreme magistrature. Quindi, se volete, c'è un'anima più giurisdizionale nel sistema di nomina, ma anche un'anima politica, perché il Parlamento elegge alcuni dei giudici. Questo dibattito, anche qui in questi giorni, è tornato un po', diciamo così, a lambire anche il nostro dibattito pubblico proprio in occasione della sostituzione di Ruth Bader Ginsburg, perché nel sistema americano, diciamo così, le regole sono diverse, però il punto che ha gettato così scandalo, suscitato dibattito, ha innescato vari tipi di considerazioni è il fatto che è il presidente degli Stati Uniti a scegliere il giudice che deve sostituire la Ruth Bader Ginsburg, e lui ha fatto la sua nomina, confermato dal Senato. Quindi una procedura totalmente politica in quel caso. Da noi è misto il Parlamento, il Capo dello Stato e le supreme magistrature, ma comunque un sistema di nomina diverso, molto diverso da quello che porta invece un cittadino, uno studente di legge ad accedere alla carriera della magistratura. Le corti costituzionali si trovano, cioè, sin dalla loro composizione sul crinale tra giurisdizione e politica. Sono giudici, i giudici devono svolgere il loro incarico con imparzialità e indipendenza, ma c'è questa provenienza che sicuramente li contraddistingue rispetto agli altri. Perché questa nomina speciale? E qui veniamo alla specializzazione. Perché il loro compito, appunto, è solo, nel caso delle corti costituzionali di marca europea, di risolvere i problemi di costituzionalità, di far rispettare la Costituzione, principalmente giudicando le leggi. Ora è evidente che giudicare una lite fra 2 privati o anche un processo penale applicando la legge è cosa diversa rispetto a giudicare una legge. Ci vuole una sensibilità e un'attenzione agli effetti generali nell'ordinamento che il giudizio pone, che giustifica appunto questa articolata e diversa composizione della Corte Costituzionale. Una strana figura, questa nuova istituzione introdotta per prima nella Costituzione italiana, dopo l'esperimento viennese, è la Costituzione italiana e quella tedesca, in Italia del 48 e in Germania del 49, a introdurre nel testo costituzionale questa nuova figura istituzionale che non esisteva. Modello simile, non identico, quello italiano e quello tedesco, ma entrambi
modelli di grandissimo successo. Di grandissimo successo, tanto che l'idea della giustizia costituzionale e le corti costituzionali si diffonde in tutto il mondo nella seconda metà del XX secolo. E vi vorrei far notare, dal punto di vista storico, delle strane coincidenze. Abbiamo detto Italia e Germania nel 48, poi seguono Spagna e Portogallo, uno nel 78 e l'altro nell'82-83. Cos'era accaduto in Spagna e Portogallo in quegli anni? Erano caduti appunto i regimi totalitari che lì, Franco e Salazar, erano durati più a lungo nel tempo. Seconda ondata della giustizia costituzionale. Terza ondata, grande diffusione della giustizia costituzionale, si ha negli anni 90, all'inizio degli anni 90, dove in tutti i paesi del centro-est Europa che si erano affrancati, diciamo così, dopo il crollo del muro di Berlino e dopo la fine dell'Unione Sovietica. È interessante dal punto di vista storico, cioè quando finisce un regime autoritario, totalitario, non importa il colore o l'ideologia di ispirazione, si avverte l'esigenza di una istituzione che dica al potere politico proibito. Qui oltre non si va. Cosa strana questo rapporto tra la Corte Costituzionale e la dinamica politica. Come è possibile che esista un'istituzione che pone degli argini alle istituzioni che sono elette dal popolo? Non è l'unica la Corte Costituzionale a svolgere questo ruolo. Ci sono tutta una serie di contrappesi, diciamo così, al potere politico, di poteri di veto, ma io vorrei attirare la vostra attenzione semplicemente sul primo articolo della Costituzione che spiega perché una tale presenza non solo è tollerata, ma è indispensabile in un corretto sistema di democrazia costituzionale. Tante volte leggiamo la Costituzione o non la leggiamo, la conosciamo, la sentiamo citare, senza troppo soffermarci sul peso delle parole. Ma il primo articolo della Costituzione italiana, che proprio descrive un po' la carta d'identità del nostro ordinamento, si apre con queste parole. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È un articolo che nel ridare tutta la titolarità del potere, la sovranità, al popolo e alle istituzioni che esprimono la volontà popolare, subito dice, attenzione però, che le forme e i limiti della sovranità, che se volete è un paradosso, la sovranità è considerato il potere ultimo, quello che non riconosce superiori, secondo le note teorie di Baudin. Come fa a esserci un sovrano che esercita la sua funzione nei limiti di qualcos'altro? Eppure questa è la concezione della democrazia costituzionale contemporanea. Cioè anche la libera espressione democratica non avviene a briglie sciolte, senza forme, senza contenimenti, senza argini. Ci sono dei limiti e sono i limiti stabiliti dalla Costituzione stessa, a partire dal rispetto dei diritti delle persone, i diritti, principi fondamentali, eccetera. Dunque, la Corte Costituzionale entra a far parte della definizione di democrazia
perché nel contesto contemporaneo la democrazia è una parola che ha cambiato significato nel corso della storia. La democrazia di Atene era il popolo radunato nella piazza che decideva sulle cose essenziali della vita della città. Con la nascita e lo sviluppo dello Stato nazionale è soprattutto democrazia rappresentativa, si esprime attraverso i parlamenti. Tutto questo non è andato perduto. Il popolo che si pronuncia direttamente, il Parlamento che fa le leggi, che agisce, si sommano l'un l'altro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale a queste istituzioni si affianca anche il giudice delle leggi, che è lì non a togliere il potere dei parlamenti o a sovrapporsi, ma semplicemente a segnare i confini. Guardate che questa è una posizione molto scomoda, quella di avere un guardiano che dice al potere politico: fin qui va bene, lo puoi fare, questo articolo non va bene, sei uscito dai tuoi limiti. Ed era talmente scomodo che gli stessi costituenti italiani, dopo aver deciso di mettere questa nuova istituzione nella Costituzione, poi hanno un po' oscillato. Perché in Assemblea Costituente i rapporti tra le forze politiche erano molto mobili, c'è stata una grandissima cooperazione, perché in fin dei conti nessuno aveva delle maggioranze solide. La Democrazia Cristiana in Assemblea Costituente era la forza politica che aveva il maggior numero di rappresentanti, ma se si mettevano insieme il Partito Comunista e quello Socialista superavano i numeri della Democrazia Cristiana. E poi non era ben chiaro cosa sarebbe successo alle prime elezioni del 48. Forse nei nostri libri di storia ci ricordiamo che quell'appuntamento elettorale era stato particolarmente pieno di trepidazione, di battaglie elettorali, di campagne elettorali molto vivaci, in cui l'esito non era molto chiaro. Allora, finché i rapporti di forza oscillavano e non si sapeva bene chi avrebbe avuto la maggioranza, tutti erano ben contenti di avere previsto un'istituzione che in caso di perdita avrebbe potuto garantire almeno i diritti delle persone e le regole del gioco fondamentali. Ma una volta che si sono fatte le elezioni, si sono delineate le maggioranze, eccetera, cosa è accaduto in Italia? Che per moltissimi anni la Corte Costituzionale non è stata attuata. La Costituzione del 1948, la prima sentenza della Corte Costituzionale del 1956. Perché l'idea di avere questo guardiano dava fastidio. Si temeva di non poter svolgere pienamente il proprio disegno politico, il proprio indirizzo politico. E la Corte Costituzionale, ahimè, dà fastidio quando annulla le leggi. I governi e i parlamenti che le hanno approvate non sono contenti, difficile che vengano a dire brava brava, casomai sono i cittadini che hanno avuto i diritti protetti dalla Corte Costituzionale che lo dicono, ma tendenzialmente le forze politiche lo vedono un pochino come appunto un guardiano scomodo. Però, e qui è stata la grande forza della Corte Costituzionale italiana, ben consapevole, erano grandissimi giuristi quelli che componevano la prima Corte Costituzionale, ben consapevole che era un'istituzione nuova, non c'era tradizione, bisognava che trovasse il suo spazio e trovasse il modo di farsi rispettare anche dalle altre istituzioni, compreso il Parlamento. La storia delle prime decisioni della Corte italiana è una storia di straordinario successo. Perché? Perché la prima decisione, la numero 1 del 1956,
È stata una decisione forte, importante, in cui la Corte ha annullato una legge, ma si trattava di una legge dell'epoca fascista. Era una vecchia norma del testo unico di pubblica sicurezza che prevedeva l'autorizzazione di polizia per poter esprimere in pubblico con volantini, attacchinaggi, eccetera, il proprio pensiero. Cioè, che vuol dire che per dare un foglietto che pubblicizza il vostro festival bisognava prima andare dal questore, il questore poteva dire sì o no. Quindi una chiara norma contraria alla libertà dei cittadini e contraria a uno dei diritti di libertà più importanti, decisivi per la vita dell'ordinamento, la libertà di manifestazione del pensiero. E la Corte lo annulla, annulla questa norma. Tra l'altro c'erano un sacco di persone che erano finite in carcere perché era una norma penale, cioè si andava in galera se si violava una decisione di una prescrizione di questo genere. Quindi la prima sentenza è una sentenza di annullamento che ripristina i diritti di libertà, ma non annulla una legge del Parlamento in quel momento in vigore. Non annulla un programma del governo che si sta svolgendo in quel momento lì. Annulla una legge che era stata ereditata dal periodo fascista, perché l'ordinamento italiano non aveva annullato, azzerato tutte le leggi del periodo fascista, le ha ereditate tutte, poi c'era questo lungo lavoro di pulizia da fare, di eliminare dai codici, tuttora abbiamo il codice civile che è quello del 42, ma eliminando tutte le disposizioni in contrasto con i principi costituzionali. Perché è stata una mossa, come dire, davvero di grande successo e di grande intelligenza politica? Perché la Corte ha fatto sentire in pieno la sua voce, ma l'ha fatta sentire come alleata del Parlamento repubblicano in quest'opera di rinnovamento di tutte le strutture giuridiche e alleata dei cittadini e delle sue libertà, non semplicemente come un cane da guardia pronto a bloccare o a mettere delle zavorre alla libero svolgimento del gioco politico. Ecco, questo è forse un aspetto, uno degli aspetti importanti che bisogna capire quando si cerca di mettere a fuoco qual è il rapporto tra la Corte Costituzionale e il potere politico. La Corte non è un altro elemento, un altro soggetto politico, una terza Camera del Parlamento. Non ha questo compito, non fa le leggi che si sovrappongono a quelle del Parlamento. Ha un compito, diceva Kelsen, da legislatore negativo, cioè segna i confini. Nel caso italiano non interviene mai per i meccanismi di accesso alla Corte Costituzionale, che sono un meccanismo un po' complesso, magari se qualcuno poi è interessato lo spiego dopo, è un meccanismo incidentale che fa sì che la Corte non interviene mai quando il processo politico è ancora in corso, non c'è un giudizio sulle leggi mentre si fanno le leggi. Tante volte i cittadini dicono: ma com'è che la Corte Costituzionale adesso, nel 2020, ha annullato una legge del 1985? Eh sì, perché dipende da quando viene rivolta la questione. La Corte non ha il controllo della propria agenda, risponde alle domande che le vengono fatte. E c'è una procedura che fa sì che c'è un fattore tempo, che la Corte non interviene a ridosso dei dibattiti politici aperti. E soprattutto non lo fa per imporre una linea politica diversa o simile a quella del governo in carica, ma lo fa con un unico scopo, che è quello di mantenere sempre il pieno rispetto dei principi costituzionali. La Corte Costituzionale è, diciamo così,
sempre in dialogo con le istituzioni politiche. Abbiamo visto che anche nella sua composizione c'è questa componente, ma è un organo di garanzia, non un organo di indirizzo politico. Questa è una grande distinzione che bisogna sempre tenere in mente. Un sistema equilibrato deve avere entrambe le gambe per camminare. Servono le istituzioni democratiche e politiche, il Parlamento, il governo, a livello regionale, i consigli regionali, i comuni, eccetera, e servono gli organi di garanzia, ciascuno nel suo ambito, i giudici comuni, il capo dello Stato, supremo organo di garanzia di tutto il sistema, e la Corte Costituzionale, che oggi, come nel 1920, è lì a segnare la linea che non si può varcare. I principi costituzionali sono da preservare sempre, perciò quando anche il potere democratico ci mette un piede sopra, la Corte è lì a dire no, proibito.